radio station, Radio Bruno. La vita che non ci sarà. Peter Pan, il nuovo singolo di Ben, bellissimo suo disco, ma volete mettere dal vivo? Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere. Solo Dio lo sa quanto fa male. Lasci un vuoto per l'eternità. Non ti cerco più dentro le cose, sigarette, donne o altre droghe, perché sono solo brutte copie di te. E giuro, la smetto di immaginare la nostra vita che non ci sarà. Un inizio di Fans Club così lo vorrei tutti i giorni. Bellissimo. Benjamin Mascolo, ospite a Radio Bruno, però ci vuole la sigla, quella ufficiale del Fans Club. Quindi non è una registrazione inedita, no, da studio, cioè ce l'abbiamo proprio live. Ce l'abbiamo qua. Club con Achille Maini e Barbara Pinotti e DJ Palle in regia e tutto il nostro staff, c'è anche Benjamin Mascolo. Ciao Ben, bentornato, non sai che piacere è rivederti. Grazie mille, è un piacere per me. Sai che questa è la prima radio che faccio in un po' di anni, perché sono appena tornato in Italia, ho stato 3 anni in America, e devo dire che sono felicissimo di essere qua a Radio Bruno come prima radio a presentare il singolo. Mi sembra di tornare un po' alle origini, no? Perché siamo nati ai tempi come Benji e Fede, proprio da Radio Bruno, quindi sono molto molto felice. Come si dice, per chi c'era fin dal giorno zero. Fin dal giorno zero. La canzone che abbiamo appena sentito, sì, anche live, parla comunque, è molto toccante, molto intima e molto personale, perché parla della fine della tua storia d'amore con Bella, sì, un modo di condividere un momento difficile. Io penso che chi si sente incompreso magari nel proprio sentimento durante il distacco da una persona importante abbia voglia anche di condividere e di sentire anche attraverso una canzone che c'è chi sta vivendo lo stesso disagio, lo stesso momento di sconforto. Sono d'accordo, e sai che delle volte alcune persone mi scrivono: ma perché hai scritto questa canzone così personale? E sembra quasi che per noi uomini in particolare essere vulnerabili, far vedere la propria anche debolezza, la propria fragilità, sia quasi una cosa negativa. Invece io penso sia una cosa bellissima mettersi là fuori, essere sinceri col mondo. Penso sia il miglior modo poi per guarire emotivamente. Mi sta aiutando tanto questa canzone, i messaggi che mi scrivono, le persone che mi dicono che stanno vivendo, c'è chi vive questa cosa proprio come me in questo momento e viene aiutato appunto da questa canzone. Come questa canzone sta aiutando me, aiuta altre persone. E per me, cioè, quella è la cosa più importante. Se questa canzone aiuta anche una sola persona a stare meglio, ho vinto. Allora, dopo l'esperienza negli Stati Uniti, ci stavi raccontando anche fuori diretta che adesso sei tornato a casa in Emilia, esattamente a Modena, sì, mondi completamente diversi, uno travolgente, l'altro più a misura d'uomo, possiamo, sì, definirlo un po' la tua comfort zone, anche perché la tua famiglia è qui, giusto? Assolutamente sì, e ho fatto una scelta molto precisa, ho deciso di vivere con i miei genitori. Perché sono andato via di casa che avevo 16 anni la prima volta, e praticamente poi quando sono tornato in Italia, sono andato prima in Australia, poi sono tornato in Italia, ho fatto il tour con Fede, 5 anni abbiamo fatto in giro così. Quindi in poche parole non sono mai stato a casa negli ultimi 12 anni, ho detto adesso che sono tornato voglio stare un po' con i miei genitori, perché comunque stanno diventando più anziani anche loro e finché sono qua voglio passare più tempo possibile con loro. Un Benjamin Button a livello residenziale. Esatto, diciamo. Esatto. Posso farti una domanda solo sul testo della canzone? Vai. Che ho appena ascoltato. Non ti cerco più dentro le cose, sigarette, donne, droghe, perché sono solo brutte copie di te. La domanda, sì, è: l'amore è una dipendenza? Boom! Attenzione, attenzione. Questa, allora, penso che l'amore, per come viene un po' pubblicizzato dai film della Disney o da tutti i film di Hollywood eccetera eccetera, sia un po' una forma di dipendenza, perché penso che un po' andiamo a togliere la libertà personale della persona con cui siamo a vicenda, ce le togliamo a vicenda delle volte, mentre e ci nascondiamo anche a vicenda delle cose e entriamo in un rapporto quasi di codipendenza, quindi, okay. Secondo me invece l'amore, quello vero, è quello che ti lascia libero di essere te stesso, perché io ho imparato qualcosa in questi anni, è che, ed è stato anche un errore mio, provare a cambiare una persona è un errore. Cioè, se ami una persona o la ami in tutte le sue sfaccettature, quelle positive, quelle negative, in tutte, oppure
secondo me, se vuoi cambiare una persona, non la ami veramente. Certo. Ti prendi io il pacchetto completo o niente. Esatto, nel bene e nel male. Io sto a posto così, Barbara. Domandona. Tu sei single, non hai più niente da aggiungere. No. Per il momento, poi vedremo in futuro. Si parla d'amore anche nei film che hai girato proprio con Bella, Time Is Up 1 e 2. Il 2 sì. È uscito anche di recente. Io ti sì. devo fare i complimenti perché davanti alla macchina da presa te la cavi veramente bene. E io ho una curiosità. Vai. Andrà avanti questa cosa? Farei ancora l'attore in futuro? Si può dire o non si può dire? Allora, devo dire che il mondo del cinema è stata una cosa che mi è capitata un po' per caso, non me l'aspettavo. E questi due film sono stati un inizio per me bellissimo e mi piace molto come professione. Quindi sto già lavorando su altre cose e ci saranno altri film sicuramente. Ma non vediamo l'ora di vederti. Grazie. Dopo la fine dell'avventura di Benji e Fede, pubblicato singoli, un intero album California, poi girato due film che abbiamo appena citato, c'è anche un docufilm per Amazon Prime, so che hai anche un ristorante a Modena, Amber, sì. Insomma, molto tantissimi bene. Progetti. Una marchetta regalata, ma è vero. Cioè, è vero. Oh, so che te lo chiedono tutti e so che stai guardando al futuro, però tanti si chiedono se adesso che sei tornato in Italia, in pianta stabile almeno per il momento, c'è la possibilità di risentire Benji e Fede insieme almeno per una canzone. Te lo devo chiedere. No, hai fatto benissimo a chiederlo. Io a Fede gli voglio un bene nell'anima, è mio fratello, cioè proprio siamo amici, però siamo in un percorso artistico diverso in questo momento. Io devo fare le mie cose e lui deve fare le sue. Secondo me siamo entrambi alla ricerca della nostra identità da soli. E un giorno io spero, che potrebbe essere tra 5-10 anni, non lo so quando, però spero di tornare con Fede e fare della musica con lui, ma vorrei farlo quando prima ho trovato la mia identità. Quindi secondo me succederà, ma manca ancora un po' di tempo. Un'ottima risposta. Sai che facciamo adesso? Torniamo indietro di qualche anno, non tanti, e ritroviamo proprio Benji e Fede. Li conosco. E quando? Non sono male sti due ragazzi, ma hanno delle potenzialità. Questa canzone poi potrebbe funzionare forse. Dove adesso? Quando? Ah no, dove a Radio Bruno? Quando adesso? Qui con Ben, siamo sempre noi chiaramente dei Fans Club e io ho preparato un format, Ben. Ben non sa niente. Allora, niente. Questo format l'ho chiamato Up and Down perché a seconda delle tue risposte perdi e guadagni contemporaneamente fan, ok? Ottimo, ottimo. Stai bene attento a quello che rispondi. Io ti propongo due cose e tu devi scegliere quella che preferisci tra le due. Vai. Ok? Quella che ti piace più. Siamo pronti? Barbara, dammi un 3-2-1. 3-2-1, vai. Pizza o tortellini in brodo? Pizza. Resort a 5 stelle o camper? Sarai un ipocrita. Devo dire resort a 5 stelle, però mi piacciono i camper. No. Lo so, ma è il bello del gioco. Se posso è scegliere, direi camper, però sono un ipocrita perché sono stato solo in resort a 5 stelle ultimamente. Ok, nuoto o calcio? Calcio. Kobe Bryant o Michael Jordan? Kobe. Charmander o Squirtle? Charmander. Let It Be o Yesterday? Let It Be. Breaking Bad o Peaky Blinders? Breaking Bad. Magalli o Giletti? Non so chi siano. Parigi o Londra? Parigi. Cristiano Ronaldo o Luis Ronaldo. Nazario da Lima? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Dici Oscar o Grammy? Sai cosa? Oscar. Dove o quando? È sempre il momento giusto, è sempre il posto giusto, quindi va bene. Libro romanzo o libro biografia? No, biografia tutta la vita. Holly o Benji? Senza dubbio Holly. Natale o Pasqua? Natale. Star Wars o Harry Potter? No, vabbè, che domande sono Star Wars. Ah, ecco, meno male, grazie, okay. grazie. Moscow Mule o Gin Tonic? Gin Tonic. Goku o Vegeta? Vegeta. Primo appuntamento, caffè o aperitivo? Di solito mi piace uscire dopo cena e bere qualcosa. Ok, quindi tu nessuna delle due. Australia o Stati Uniti? Italia. Oh. Australia, l'ho già detta, Freddie Mercury o Frank Sinatra? Freddie Mercury. PES o FIFA? FIFA tutta la vita, finché c'era PES era buono fino a un certo punto, poi sì, esatto, sì. Era una cosa di Quentin Tarantino o Steven Spielberg? Spielberg.
Ok, finito, complimenti, hai perso e guadagnato fan, sei a pari. Vai a guardare subito i tuoi follower se sono cresciuti o diminuiti dopo queste domande. Ah, ottimo, chiederò. Se sono cresciuti è grazie a me, se sono diminuiti sempre grazie a te. Posso dirti una cosa? Lui quando ha scritto le domande nella prima pizza o tortellini in brodo aveva scritto cappelletti, non no, tortellini. Digli fuori qualcosa di qua, fuori tu. Di qua, vattene. Ragazzi, allora, l'abbiamo insultato. E siamo cugini, ci vogliamo molto sei bene. Sei di Parma, però. Cosa ci fai qua? Infatti, sto andando, arrivederci. Se lo chiede anche lui, me lo chiedo anch'io. Allora, caro Ben, hai un sacco di cose da fare in questo periodo, ma hai detto che sei sempre in giro. Stai pensando a nuove canzoni, nuovi live, nuove cose da fare? Sì, ho una serie di canzoni che sto facendo proprio in questo periodo, sto scrivendo, sto producendo nel mio studio. E usciranno secondo me nei prossimi mesi. Voglio fare continuare a uscire con la musica, perché l'obiettivo è comunque il prossimo anno di iniziare a fare dei live, sia acustici che proprio live veri e propri. Perché l'ultima volta che ho suonato era l'Arena di Verona l'anno scorso ed è stato bellissimo, però mi manca così tanto, perché è passato più di un anno a questo punto, quindi ho bisogno di tornare sul palco e quindi poi, prima possibile. E poi sarà la tua prima avventura live tutto solo, esatto. Soletto sul palco per un'intera serata, un intero evento. Però non mi sento da solo, perché cioè, sono sempre persone fantastiche che mi seguono, mi supportano, quindi mi sento parte di una famiglia. So che hai uno staff infatti molto affiatato, che non sono il tuo staff, sono i tuoi amici. Esatto, però lavorano tanto, quindi nel senso abbiamo un rapporto di amicizia molto bello, ma anche di lavoro, sono professionisti. Beh, io sono molto felice di vederti in gran forma. Grazie mille. E soprattutto siamo stati molto felici di averti avuto di nuovo ospite Radio Bruno, perché come dicevamo anche all'inizio, la tua avventura è un po' nata con noi, quindi assolutamente ti sentiamo sì. Proprio parte della squadra. Assolutamente sì, sono felicissimo di essere passato, e quando avete bisogno di un ospite o di uno speaker a caso, chiamatemi, mi presenterò. La candidatura c'è stata, esatto. Io lo prenderei in considerazione. Ottimo. Dai, molto bene. Grazie mille Ben di essere stato con noi. Ti auguriamo un buon proseguimento di giornata e merda, grazie. merda per tutto e avanti tutta. Ci vediamo presto, grazie mille.